Cristian Casoli, avete riscattato nel migliore dei modi la sconfitta casalinga contro Ortona e siete venuti qua stasera a battagliare e a vincere. Ma guarda, noi intanto abbiamo fatto 12 ore di viaggio che non ti dico, è un incubo. Siamo stati molto bravi perché comunque secondo me non, con 12 ore di viaggio non avevamo nelle gambe 5 set, quindi siamo riusciti per fortuna a stare concentrati, stare in campo e venire qua a vincere, che venire qua a vincere è molto difficile, molto molto difficile. Abbiamo fatto un'impresa ed è stato un bene per noi. In questi casi parlare di meriti e di demeriti è un po' difficile, però al di là proprio di un fondamentale, secondo te qual è stata la chiave di volta che vi ha, tra virgolette, favorito, soprattutto nei finali del primo set? Vinto ai vantaggi, poi siete partiti a razzo nel secondo e siete stati bravi poi a chiudere anche il secondo dopo la rimonta della Tonno Callipo. Sì, guarda, secondo me è un po' la ricezione. La ricezione, secondo me, a Callipo è un po' mancata. E noi abbiamo fatto qualche errore, però comunque siamo rimasti lì. Loro hanno subito un po' di ricezione, un po' di più e poi quello, un errore, due errori in questa pallavolo conta tantissimo e quindi bisogna sempre star lì, cercare di non sbagliare, di non fare errori, e quindi noi è andata bene perché abbiamo spinto bene in battuta e loro sono andati in difficoltà. Al di là del risultato finale, spendiamo una parola per Fefe De Giorgi, tuo compagno di squadra, tuo allenatore ai tempi di Cuneo. Avete vinto tanto, Coppa Italia, Supercoppa italiane ed europee, stasera lo hai battuto da giocatore. Ma ne abbiamo fatte di belle indimenticabili, sicuramente io e lui. È stato un gran palleggiatore, è un gran allenatore, sicuramente saprà sistemare meglio la squadra perché è un grande. E niente, comunque questo campionato è lungo, è molto lungo. Ci sono le prime sette squadre che siamo tutti lì a un punto, quindi è dura, ma è bello e divertente per questo, insomma, no? Bocca al lupo, Christian. Grazie, Crepi, anche a voi.